Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Buongiorno a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è la nuova puntata di Il resto di Bologna. Più che un negozio, è un luogo in cui generazioni di bolognesi hanno accarezzato le corde delle chitarre e forse pure sogni, certamente passioni. Dietro il banco, ancora oggi, c'è Sergio Tommassone, che negli anni 50 iniziò come liutaio e da allora non si è più fermato. Una storia della musica, la sua, strettamente legata a quella della città, tanto che quest'anno ricorrono i 60 anni dalla nascita dello storico negozio di Via Petroni, che ha visto il passaggio di grandi nomi anche internazionali. Oggi invece troviamo il mitico signor Sergio in Via Percrescenzi, poco distante da All for Music, sempre avviato dalla famiglia Tommassone, che molti adolescenti degli anni 90 a primi 2000 ricorderanno anche per le salette prove, teatro di aspiranti band. A proposito, fatevi un giro davanti all'enorme bacheca fuori dal negozio. I manifesti affissi, alcuni lì da anni, raccontano un mondo. Chissà se Clarino, che nel 2017 cercava una band di liscio, ad esempio, l'ha trovata. Ma la parola ora la lasciamo proprio a Sergio Tommassone e al figlio Davide, che abbiamo raggiunto in negozio. Lei nasce come liutaio, quindi se ci vuole raccontare un po' di questo. Non nasco come liutaio, nasco casualmente come liutaio. Come è andato? Giocando col figlio del liutaio, che era un mio compagno di scuola, nella stessa strada dove il padre aveva l'attività e dove io vivevo, via Solferino, giocando eravamo bambini, andavamo alle elementari assieme. E quindi ho visto questo ambiente, questo laboratorio. Non dico che me ne sono innamorato, perché non è vero. Mi è venuto voglia di lavorare. Era un tempo in cui si poteva decidere, oggi è quasi impossibile, volendo smettere di lavorare a 10 anni. Di studiare, è chiaro. E quindi ho cominciato conoscendo l'ambiente. Sono stato invitato da questo signore, che era il papà dell'amico. Mi è stato chiesto se volevo imparare un mestiere. Io ho detto di sì e sono qui. Non è cambiato niente da allora. E un mestiere che oggi ovviamente viene fatto molto meno. Bologna ancora. Ah sì, sicuramente. Anche perché è normalmente limitato alla lavorazione dei violini. Il costruirci o riparare la chitarra non esisteva allora, cominciava ad esistere, cominciava a prendere la posizione, ma erano violini, liuti, mandolini, la musica di allora. E fare una chitarra invece, che mestiere è? Che difficoltà è? È sempre liuteria, come liuteria uno che fa violino ma non fa liuto. E quindi ho imparato giorno per giorno, partendo dalla pulizia del pavimento, del bagno, non si chiamava neppure bagno, era una cosa eccezionale, e imparando a fare la colla, imparando a aiutare, e guardando, andando in segheria col titolare, maestro io lo chiamavo, col titolare, a imparare a lavorare con le seghe grandi, quelle veramente importanti. Andavamo con dei tronchi di 4 metri per una circonferenza di almeno 1,5 metri, per ridurre pian piano dei pezzetti di legno da poter lavorare per fare chitarre, mandolini, violini, violoncelli, liuti, tutti quegli strumenti che andavano ancora, stavano già scadendo pian piano, e subentrava la chitarra in quei tempi, che ancora è in prima posizione. Quindi che anni erano questi? Io avevo neppure 13 anni, quindi era il 52. Agosto, sì, mi ricordo il giorno, per un motivo semplice che non sto a ricordare. Mi ricordo che era il 2 agosto del 1952. Non avevo ancora 13 anni, perché compivo gli anni in novembre. Ho capito. E dopo com'è arrivata l'attività del negozio, che quest'anno ha anche l'anniversario? L'attività, chiamiamolo laboratorio, chiamiamolo bottega, mi piace di più. Non si negoziava, si lavorava, si faceva artigianato. Uh-huh.
pian piano tutti i giorni lavorando, c'erano dei colleghi, eravamo in quattro. Con uno ho fatto amicizia più che con altri, è quello che mi ha insegnato praticamente, perché era più grande di me di 5 anni. Facevi lavoro già da 2 o 3 anni, quindi mi insegnava anche lui. E ho imparato il mestiere pian piano. A 16 anni mi sono costruito nel tempo libero una chitarra tutta per me, uguale a quelle che venivano prodotte, uguale e migliorata, con la passione di farla bene e non guardare l'economia. Ne ho fatto una che è piaciuta tanto e che è stato l'inizio del lavoro. E il negozio di Via Petroni è arrivato allora quando? È arrivato quando nel 60 ho aperto l'attività col mio socio Stanzani, in laboratorio, dove eravamo noi, lei ci ha visto, lì però di quelle 5 vetrine, 6 forse, 6, ne avevamo solamente una, piccola, la più piccola. Poi pian piano si è passato dalla riparazione alla costruzione sempre di più, ci si è allargati di un locale, di 2 locali, di 3 locali, pian piano andando avanti come si faceva solitamente. E nel frattempo sono passati tantissimi bolognesi, sia per le loro prime chitarre. Esattamente, noi eravamo chiamati da un artigiano, artista che si chiamava Tiretti, e noi eravamo chiamati i ragazzi di Piretti quando lavoravamo in autonomia. Erano modi di vivere diversi da quelli di oggi. Bologna era piccola ancora nel campo musicale, importante ma piccola. E com'è cambiata? Come ha visto cambiare infatti questa Bologna della musica, che nel frattempo è diventata anche città della musica UNESCO, tra l'altro. Esatto, infatti era piccola allora ma è grande adesso, è importante. È cambiata, abbiamo avuto dei belli artisti, credo che sia cambiata maggiormente per quello. E poi perché è un centro musicale importante. Mi sembra che quest'anno vogliono dare un riconoscimento addirittura anche al ballo Licio, che per noi è stato un buon motivo di lavoro. La costa, il mare, Rimini e dintorni hanno portato tanta musica che poi si è riferita anche a Bologna, arrivato anche a Bologna, non solo in Romagna chiaramente. Certo. Difatti Casadei è stato uno dei clienti, tra i tanti clienti. Ecco, mi racconta di qualche altro cliente importante, che ce ne sono stati tanti, nazionali. Mi faccio suggerire dal mio figlio che ha più memoria di me. Tanti, le donne di battaglia. Sì, partendo dai punti ci sono formati nel mio negozio laboratorio. Nella mia bottega scuola, come amo chiamarla, e un bel giorno mi sono trovato assunto per pochi mesi, però Valerio Negrini, che io conoscevo perché era della zona, e scoprì già da allora che avevo una cultura, una preparazione, parlo della padronanza dell'italiano, insomma si è rivelato poi quell'autore di parole che merita di essere ricordato. Poi sì, dopo tanto, Valerio Negrini e il fu Don di Battaglia che ha incominciato. Don di Battaglia, praticamente, quando è andato via Mario Goretti, che è ancora un amico che frequenta ancora il laboratorio moltissimo, e io proposi questo giovane, giovanissimo ragazzo, che era già mio cliente, Don di Battaglia, che si è rivelato quello che è. Poi a seguire dopo un sacco di musicisti. Ma sono tanti, perché all'epoca non c'erano tanti gli utai di chitarre, e quindi i chitarristi si spostavano e facevano partire. Io lavoravo per l'Italia, per l'Italia proprio. Mm-hmm. Certo. Perché poi... Prego. No, mi è venuto in mente adesso, mi ricordavo Pino Daniele ad esempio. Adesso, beh certo, anche... quello recente, ma prima di Pino Daniele ci sono 40 anni di lavoro.
Certo, e di anche personaggi internazionali, ad esempio? Negli anni 70 Sergio faceva delle chitarre, sì, per il mercato americano. C'era un negozio a New York sulla 48esima. Zona musicale. No, la via della musica. C'erano 55 negozi in una strada, lunga, perché le strade americane, la 48esima strada non è una stradina, cittadina, però 55 negozi, era il centro musicale, proprio si batteva il cuore del mondo. E lì c'era un negozio con un contatto avuto proprio da Dodi Battaglia, che era andato in tournée in America, e lui aveva parlato di Sergio, e questo rivenditore cercava. La verità è che il rivenditore cercava e ha chiesto a chi si fosse rivolgere in Italia per fare delle chitarre. E quindi Sergio si è messo a fare una parte della produzione che già faceva per il mercato interno, che però erano quasi più, un po' meno seri, prodotti di serie, cioè fatti tutti uguali, erano un po' più ottimizzate per le richieste dei singoli chitarristi. Si è messo a fare questo prodotto chiamato Alex o Stantom o Alex. Stantom era l'acronimo di Stantaneo Tomassone, per dare un nome un po' americanizzante. Invece, Alex è il nome del negozio americano. Alessandro, quando eri in Italia da bambino, poi si è trasferito in Argentina, è diventato Alejandro, poi si è trasferito a New York, è diventato Alex. Questa persona molto intuitiva cercava la possibilità che un italiano liutaio gli facesse uno strumento da mettere sul mercato americano. Allora io ho preso su il mio aereo, sono andato in America, mi sono messo d'accordo su cosa preparargli, e due mesi dopo sono ritornato in America. Ci sono stato 20 volte a New York, quindi sono tornato in America a portargli i campioni. Lui era contentissimo. Manhattan per me era casa, era proprio, la conosco a memoria. Certo. E quindi questa chitarra poi si è trovata in mano anche, specialmente il modello due manici, si è trovata anche in mano dei grandi artisti tipo Clapton. È vero che c'è un po' un ritorno al rock in quest'ultimo periodo, insomma, che cosa dal vostro punto di vista d'osservazione? Tra il 2008 e il 2012 in generale c'è stato un calo, e si è pensato che fosse finita l'epoca della chitarra, cioè come fino all'Ottocento c'è stato il mandolino, primi Novecento il banjo, poi c'è stata la chitarra. Si è pensato che con l'inizio, diciamo, del secondo millennio il mercato della chitarra cedesse il palco a strumentazione elettronica, computer, roba da DJ, cioè altri mercati emergenti che nel frattempo sono esplosi. È un altro modo di fare musica, più semplice, più facile, più differenti, insomma. Invece, diciamo che al netto che noi comunque ci credevamo alla chitarra, per cui nel 2014 abbiamo aperto negozio a Roma, perché credevamo fortemente che la chitarra sarebbe rimasta comunque un elemento forte, ma in realtà il mercato ci ha dato ragione. E chi pensava che fosse finita l'epoca dei Guitar Hero, c'era un fiore di articoli sulle riviste internazionali, in realtà si è resi conto che il mercato ha ripreso. C'è stato un momento di cedimento dovuto proprio anche un po' alla facilità di utilizzo di altri sistemi per fare musica, certo, ma alla fine vince probabilmente la bellezza del suono, la bellezza dello strumento, e la chitarra ha ripreso vigore. Le persone che prevedevano già di dover stare a casa una settimana, un mese, due mesi, cioè c'era questo allarme un po' di blocco totale, venivano in negozio con la vecchia chitarra da mettere a posto, perché nel frattempo voglio riprendere a suonare la chitarra, voglio imparare, è da tanto tempo che lo penso, e hanno cominciato a comprare chitarre magari fascia medio-basso, sono didattiche, o a riparare le chitarre che avevano in casa proprio in attesa del momento di chiusura. E nei due anni di lockdown, se alcuni mercati di settore si sono bloccati, penso non so alle batterie, i grandi impianti audio, gli strumenti a fiato, dove con tutta la problematica legata all'emissione di rischio di Covid, in realtà la chitarra ha avuto un boom eccezionale a livello globale, internazionale proprio. Quindi c'è stato un ritorno, si è tornati a suonare la chitarra. Posso chiedere qualche cosa anche del negozio All for Music, che insomma, che è sempre lì in via per Crescenzi, dove vi trovate adesso, che per me che ero adolescente negli anni 90, inizi 2000, insomma era anche quello un posto un po' simbolo, allora, le salette. Sì,
laboratorio, poi laboratorio e negozio, laboratorio, negozio e produzione, produzione per il mercato americano anche. Dopodiché, fine degli anni 70, c'è stata l'esplosione un po' del boom dei prodotti giapponesi, che all'epoca erano, i giapponesi erano quelli che andavano in giro con la macchina fotografica a fotografare e a copiare, ecco. Diciamo che così accadeva anche nel mercato delle chitarre, riuscendo a fare prodotti ottimi, comunque buoni, a cifre decisamente più basse, per cui è venuta a mancare un po' la possibilità di fare un mercato con un prodotto artigianale italiano di qualità, che non era né il grande nome americano, che chiaramente nel mondo dell'elettrico e delle chitarre è stato diventato il riferimento, ma non ha neanche l'economicità del giapponese, per cui ha interrotto attraverso quel percorso di produzione. Effettivamente non c'è più rimasto nessuno, neanche la Eco pochi anni dopo poi chiuse, insomma non c'era più spazio per fare questo, e decise di continuare il mondo della chitarra vendita, della assistenza, customizzazione e riparazione. Ma però nel vecchio negozio c'erano anche un po' tutti gli altri strumenti, pianoforte, strumenti a fiato, eccetera eccetera. Quando siamo arrivati io e Gianpaolo, mio fratello, alla fine degli anni Ottanta, abbiamo invece deciso la strada della specializzazione. Ci siamo guardati un po' attorno, abbiamo anche noi osservato cosa faceva il mercato americano e abbiamo deciso di riportare la dimensione del negozio un po' generico al negozio specializzato in chitarra. Quindi siamo diventati il primo guitar shop italiano, forse direi europeo, al di là di qualche forse piccolo punto vendita in Denmark Street a Londra, non c'erano negozi, i negozi musicali erano generalisti, un po' di pianoforti, un po' di tutto. E così abbiamo sviluppato un ottimo lavoro in tutta la fine degli anni 80 e primi anni 90 per la parte negozio. La parte laboratorio era già famosissima, Sergio scriveva per riviste specializzate come Guitar Club, teneva la rivista degli Utaio, che era una rivista lettissima, e proprio per questo tanta gente veniva da tutta Italia a portare gli strumenti per le riparazioni e le customizzazioni, cioè le modifiche. Mm-hmm. E quando siamo arrivati ai primi anni 90, d'accordo, invece che in realtà il mercato 94-95 ci richiedeva anche impianti voci, sistemi di registrazione professionale, cioè un po' tanti altri tipi di strumenti, e gli spazi non bastavano più, abbiamo deciso insieme a un socio di investire in un'attività che fosse diversa dalla specializzazione di Tommasone, per questo non abbiamo chiamato Tommasone anche quello, ma potesse offrire la stessa professionalità nei vari settori, quindi avere una sezione di reparto fiati che fosse completa con l'assistenza, una sezione batterie, una sezione tastiere pianoforte, una sezione impianti voce, insomma tutti gli altri settori dello strumento musicale a 360 gradi. Per cui nel 97 abbiamo aperto qua in via Perde Crescenzi a Porta Lame altri 1200 metri quadri di esposizione con tutti gli altri strumenti, e in quel contesto, in un momento in cui non c'erano sufficienti posti per suonare, cioè ragazzi avevano difficoltà per poter suonare insieme, abbiamo dedicato una parte del negozio a salette prova, perché avevamo certamente anche piacere di avere una rotazione di clienti in giro per il negozio sempre comunque, ma il vero motivo, sarebbe costato molto di meno fare tanta pubblicità e basta, ma il vero motivo è che non volevamo far mancare alla città di Bologna città, perché andando molto fuori si trovavano posti, ma ragazzini di 15-16 anni, 14 anni potevano andare ogni volta a San Lazzaro e poi tornare indietro, era molto scomodo. E quindi abbiamo cominciato a creare queste salette prove, queste anche aule di insegnamento, che l'altro problema erano per gli insegnanti, per poter avere uno spazio concesso, con anche le cifre che erano poi ridicole, erano proprio cifre morigerate, per poter far suonare i ragazzi, che poi vuol dire in qualche maniera è poi la nostra utenza, supportavamo la nostra utenza, niente di più, niente di meno. Vi chiedo un'ultima cosa a questo punto, visto che sono quindi ricorrono i 60 anni. Il 63 è l'anno del negozio, della partita IVA, diciamo, mm-hmm. E questa è la data importante. Ok, quindi 60 anni di negozio, festeggerete in qualche modo con la città, insomma avete in mente qualche cosa? Allora sì. Non possiamo ancora, diciamo, dare il nominativo esatto, perché c'è un accordo fino ai primi di aprile, non possiamo fare nomi, ma avremo sicuramente, organizziamo diversi eventi. L'evento clou sarà il 19 maggio al Cinema Arlecchino qua in via delle Lame, dove avremo un personaggio proprio top a livello internazionale, un chitarrista, uno dei più bravi chitarristi della storia, ma tra i viventi, forse nei primi 3-4 posti, è veramente un chitarrista top, e
Sì, e non posso, non possiamo però ancora perché c'è un accordo per cui lo potremo gestire solo dai primi di aprile questa comunicazione. Comunque sarà il 19 maggio al Cinema Arlecchino e che sarà un po' il momento della festa. Poi chiaramente partecipiamo a eventi in città, ci sarà Eufonica che è un evento organizzato attraverso l'ente fiera a Palazzo dei Congressi, cioè comunque sulla città siamo sempre attivi, comunque facciamo corsi, seminari. Tra due settimane avremo un meet and greet con Tommy Emanuel, il famosissimo chitarrista acustico di origine australiana, anche amico, conosciamo da 20 anni, e verrà a fare un incontro con i ragazzi, perché per noi importantissimo è mettere i ragazzi a contatto con i musicisti famosi. Mancano queste possibilità di incontro, il tutto ormai viene attraverso un'immagine, un video, un telefonino, ma un po' impersonale. Abbiamo piacere, come sempre, come abbiamo fatto in passato con artisti come, non so, Frank Gambale, l'abbiamo fatto con Alain Caron, l'abbiamo fatto con Yngwie Malmsteen, Steve Morse, il chitarrista dei Deep Purple, veramente John Petrucci, il chitarrista dei Dream Theater. Cioè, questi incontri noi li facevamo sempre costantemente in periodo pre-Covid, sono stati interrotti per questi 3 anni, stiamo ricominciando e appunto abbiamo questo personaggio importantissimo che ci terrà compagnia. Grazie per averci ascoltati, continuate a seguire Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.